Lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 24 luglio. La Chiesa fa memoria di San Charbel, Santa Cristina di Bolsena. Ecco, Dio è il mio aiuto, il Signore sostiene la mia vita. A te con gioia offrirò sacrifici e loderò il tuo nome, o Signore, perché tu sei buono. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. O Dio, che hai chiamato il santo presbitero Charbel al singolare combattimento della vita eremitica e lo hai colmato di ogni dono di pietà, fa che, associati alla passione del Signore, possiamo aver parte con Lui nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità allo Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Parola di Geremia, figlio di Chelchia, uno dei sacerdoti che risiedevano ad Anatot, nel territorio di Beniamino. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Prima di formarti nel grembo materno ti ho conosciuto, prima che tu uscissi alla luce ti ho consacrato, ti ho stabilito profeta delle nazioni. Risposi, ahimè, Signore Dio, ecco, io non so parlare perché sono giovane. Ma il Signore mi disse, non dire sono giovane, tu andrai da tutti coloro a cui ti manderò e dirai tutto quello che io ti ordinerò. Non aver paura di fronte a loro, perché io sono con te per proteggerti, oracolo del Signore. Il Signore stese la mano e mi toccò la bocca, e il Signore mi disse, ecco, io metto le mie parole sulla tua bocca. Vedi, oggi ti do autorità sopra le nazioni e sopra i regni, per sradicare e demolire, per distruggere e abbattere, per edificare e piantare. Parola di Dio. La mia bocca, Signore, racconterà la tua giustizia. In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso. Per la tua giustizia, liberami e difendimi. Tendi a me il tuo orecchio e salvami. Sii tu la mia roccia, una dimora sempre accessibile. Hai deciso di darmi salvezza, davvero mia rupe e mia fortezza tu sei. Mio Dio, liberami dalle mani del malvagio. Sei tu, mio Signore, la mia speranza, la mia fiducia, Signore, fin dalla mia giovinezza. Su di te mi appoggiai fin dal grembo materno, dal seno di mia madre, sei tu il mio sostegno. La mia bocca racconterà la tua giustizia, ogni giorno la tua salvezza. Fin dalla giovinezza, Dio, mi hai istruito e oggi ancora proclamo le tue meraviglie. Alleluia, alleluia. Il seme è la parola di Dio, il seminatore è Cristo, chiunque trova Lui ha la vita eterna. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. Quel giorno Gesù si dicase e sedette in riva al mare. Si radunò attorno a Lui tanta folla che egli salì su una barca e si mise a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose con parabole e disse, ecco, il seminatore uscì a seminare. Mentre seminava, una parte cadde lungo la strada. Vennero gli uccelli e la mangiarono. Un'altra parte cadde sul terreno sassoso, dove non c'era molta terra. Germogliò subito, perché il terreno non era profondo. Ma quando spuntò il sole, fu bruciata e non avendo radici, seccò. Un'altra parte cadde sui rovi, e i rovi crebbero e la soffocarono. Un'altra parte cadde sul terreno buono e diede frutto il 100, il 60, il 30 per uno. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore. Assisti con bontà il tuo popolo, Signore, e poiché lo hai colmato della grazia di questi santi misteri, donagli di passare dall'antica condizione di peccato alla pienezza della vita nuova, per Cristo nostro, Signore. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Charbel e di Santa Cristina, vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata nel nome del Signore. Pace e bene.